Radio Racconto. Amore legato da un amore fugace. Il radioracconto è creato da Gennaro D'Aurea e naturalmente dal suo fedele collaboratore e naturalmente segretario responsabile dello Studio 1, Michele Olivo. E dobbiamo dire una cosa, che anche Michele Olivo, diciamo così, anche non è una bella parola, ma diciamo che Michele Olivo, diciamo, è una gran parte di Radio Camaldoli Stereo, pagato con il sangue. La storia di Luisa e Giovanni. Giovanni era il postino. Signora Luisa, signora Luisa, si accomodi, prego. È arrivata una busta per lei. Luisa prendeva la busta e leggeva: mio dolce fiorellino, sono il tuo carissimo Amedeo. Sto nell'isola praticamente di Sassari e sto scrivendoti questa lettera dicendoti che io ritornerò al più presto. Ti amo, il tuo adorato Amedeo. Luisa attendeva giorni, mesi. Dopo 5 mesi bussarono al campanello. Sono Giovanni il postino. Luisa, questa sera ho litigato con mia moglie. Dammi tu un consiglio, come devo fare? È una scellerata. Mi ha tradito. L'ho presa in flagrante con un altro uomo. Come devo fare? Raccontami. Carissimo Giovanni, ma tu ami tantissimo questa donna? Certo, è mia moglie, l'ho sposata per amore, ho lottato contro tutta la famiglia per ottenerla, infine ci sono riuscito, ma lei assolutamente mi ha tradito. Dammi tu un consiglio, come devo fare? Ma la donna in sé per sé, sono Gennaro D'Aurea adesso in questo momento in primo attore, la donna in sé per sé, come ben ascoltatrici e ascoltatori voi sapete, nel momento di abbandono ha bisogno di affetto, come una pianta ha bisogno di acqua per nascere, per crescere, per produrre naturalmente frutti. In quel momento c'era assenza d'amore da parte di Lisa e da parte di Giovanni, mentre suo marito stava a Sassari, in qualche isola sperduta, praticamente a lavorare. La donna deve avere affetto, calore, lo diceva Lisa, perché anche lei ne aveva bisogno. Allora, nei riguardi di Giovanni, anche lui stava in assenza di affetto perché la moglie pensava all'amante. Cosa stava per accadere? Quindi, Giovanni, dopo aver ricevuto una carezza, Giovanni, non te la prendere, dai, forza, tu sei un bellissimo uomo. Sei un uomo qualitativo, c'hai un lavoro veramente egradante, non ti mancherà certo la classe. Fra una carezza un'altra. Lisa, mi stai
sta succedendo qualcosa di strano. Avvicinati, ma la tua pelle c'ha un profumo particolare. La notte era lunga, le luci calarono e gli amori fondarono. Squilla la sveglia, sono le 7. Giovanni, ti amo. Lisa, ti amo tantissimo. E nacque un rapporto fra Lisa e Giovanni, fra il postino e la signora Lisa, mentre il marito sgombava. Ma un giorno cosa accadde? Bussarono alla porta, entrò il marito. Ciao Lisa, amore mio, mi sei mancata. Guardi quanti soldini ha guadagnato tuo marito. Lisa abbassò la testa. Quasa. Lisa, ma cosa ti accade? Non riesci a parlare, tremi con le labbra. No, scusami, quasi intorpidita, infastidita dall'arrivo del marito. Il marito la guardava con gli occhi luccicanti, quasi in trascendenza di lacrime. Ti vedo cambiata, dammi un bacio. Lisa baciava il marito, ma però automaticamente non aveva quell'ardore e quell'innamoramento di una volta. Qualcosa stava cambiando. Cosa stava cambiando? Il marito si chiuse nella camera da letto. Lisa, sfogliati. Spogliati, Lisa! Vieni qua da me. Dormiamo adesso. Spegniamo la luce. Clic. Vieni qua. Dai. Vieni qua. Ma lasciami dormire. Cosa stava succedendo? Accese la luce. Lisa, ma non ti riesco più a capire. Cos'è successo? Amedeo, tutto questo periodo che tu sei stato assente, io ho avuto una debolezza. Eh sì, te lo devo dire, ho avuto una grande debolezza. Non ce l'ho fatta a resistere senza di te. Oh, svergognata, donna ingrata! Tu non dovevi effettuare. Cosa è successo? Dimmi cosa hai fatto! L'irritazione ormai nella casa fra Amedeo e praticamente sua moglie Lisa era raffioccata. Ho amato Gianni il postino. Con una crudele offuscazione il marito si abbassarono gli occhi verso il giù. Scese in cucina e all'improvviso aprì il diretto, estrasse il coltello. Cosa hai fatto, Lisa? Mi sono innamorato di Gianni il postino. Momento di silenzio corse nella stanza. Adesso dammi un bacio. Tu sarai per me l'unica vita di questa mia realtà. Sarai per sempre mia adesso. Solo così ti potrò ottenere per sempre. Cominciarono le labbra a muoversi e a baciarsi.
Medeo uccise sua moglie. L'amore e il tradimento. Alla prossima edizione su Camaldo Listerio per vedere cosa succederà. Praticamente il corpo della moglie, perché morte, appunto di morte violenta, pensate un pochettino ascoltatori, ha avuto una morte proprio, diciamo così, violenta, e quindi noi scopriremo praticamente cosa succederà alla prossima edizione su Radio Camaldo Listerio.